cosa ti porti per questi 45 anni di storia? Niente, è una pietra miliare importantissima. Nel 1979 è nata questa società che io presiedo da allora, anche tra varie difficoltà che non volevo fare il presidente, invece sono stato il primo poi a fare il presidente, e oggi mi trovo qui e abbiamo avuto anche il piacere di avere anche oggi una targa per la nostra 20ª edizione che faremo in Pineta, il riconoscimento per la gara si chiama Austin Course per l'ambiente, che è tutta una storia, perché noi ci teniamo tanto a questa Pineta, che è la nostra sede, si vuol dire, di allenamento, e il vicepresidente oggi ci ha omaggiato con una bella targa da attaccare in bacheca in Pineta. Cos'è la podistica Ostia? Beh, come è stato detto anche oggi, è anche una grande famiglia, non è soltanto un modo per fare sport, è qualcosa di più, e dal 79, io sono del 77, quindi è più o meno mia coetanea, questa dice lunga su quello che rappresenta questa società. Quest'anno abbiamo anche un nuovo sito internet che ho avuto piacere di curare personalmente e che contiene le varie informazioni su quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Lo spirito che anima questa società, che è riuscita ad arrivare addirittura al 45esimo compleanno? È uno spirito di amicizia, di familiarità, di giovialità, cordialità, di amicizia, è questo che ci porta avanti da tanti anni. Io mi ci sono avvicinata per scherzo, trascinata da un mio collega che era un socio storico della podistica Ostia, e non me ne sono più andata e non me ne andrò mai, rimarrò sempre qui. Una società che ha compiuto 45 anni, molto importante per l'attività che svolge a livello sportivo sul territorio. Assolutamente sì, Podistica Ostia è un'istituzione per il nostro territorio, ma ha un valore importante perché Pino, diciamo, già da tempo ha riconosciuto per primo il connubio fondamentale tra ambiente e sport e lo porta avanti da veramente tanti anni, quindi qui nel nostro territorio questo connubio è importantissimo e siamo veramente onorati che una società come questa sia storicizzata e continui a promuovere questi valori. Una società che nel territorio ha fatto la storia sportiva e non solo. Da Ostia per Canale 10, Alberto Tabì.